Ciao, un paio di mesi fa ho ricevuto dalla VET i loro prodotti per la depilazione. All'eccezione della crema depilatoria spray, ho infatti ricevuto le strisce depilatorie, l'Easy Wax e la crema depilatoria. E quindi vi volevo un attimino fare la review di come mi ci sono trovata, di quali prodotti preferisco e di quali prodotti amo di meno. Iniziamo da quello che mi è piaciuto di più, vale a dire la crema depilatoria. Allora, io la crema depilatoria la utilizzo normalmente abbinata al rasoio, vale a dire la lascio agire per circa la metà del tempo consigliato e poi vado a rimuovere tutto quanto con il rasoio. Questo farà un duplice effetto, sia ammorbidire i peli ma anche ammorbidire la pelle, il che renderà anche l'azione del rasoio meno incisiva sulla pelle, meno violenta, e farà anche uno scrub più leggero, quindi andrà meno a comunque a lavorare sulla pelle. Quella che ho ricevuto io è la crema depilatoria per pelli normali, fiori di loto e gelsomino. E c'è scritto anche efficace anche sui peli più corti. L'efficacia è tranquilla, cioè è sicura, perché comunque la crema depilatoria va a coprire uniformemente tutta la pelle e non va dunque ad aver bisogno di una maggiore lunghezza per incidere. La profumazione pure è buona, non, ci sono alcune creme depilatorie che hanno un odore molto chimico, comunque molto fastidioso. Questa invece ha un profumo molto delicato che comunque non dà fastidio. Il prezzo di questa è venduta a 6,99 € e oltre a quella per pelli normali è disponibile anche quella per pelli sensibili. Quindi, come detto, la crema depilatoria della VET a me piace molto e credo che comunque la ricomprerò e continuerò ad usarla. Boccio completamente, ma forse per mia incapacità di utilizzo, l'Easy Wax. Allora, io non ho avuto mai grandi esperienze con la ceretta, nel senso, l'ho fatta in passato più di una volta, però non mi sono mai trovata bene. Perché? Perché comunque la trovo piuttosto, sì, utile lì per lì, ma poi diventa controproducente. Perché? Sì, tu la fai per metti 2 settimane, stai a posto, poi però ti ricominciano a spuntare i peli e ti ritrovi costretta a dover girare con i pantaloni, perché comunque i peli non hanno una lunghezza adatta per rifare la ceretta. Però non puoi farti appunto la ceretta, non ti puoi tagliare i peli con rasoio, perché se no, cavolo, è tutt'uno. E quindi appunto a me la ceretta non è mai piaciuta moltissimo. Non mi è piaciuta in totale questa della VET, perché a parte che non ha, diciamo, non la trovo comoda per essere applicata sulla pelle, nel senso, io non sono un'estetista, quindi assolutamente congiura a me voler dare un'opinione professionale di questa cosa, ma comunque non la trovo adatta alla pelle della gamba. Sì, forse sui polpacci può andare bene, però quando la faccio sulla parte superiore, che comunque è curva, io non vado a coprire tutta la pelle, lascio comunque uno spazio laterale, quindi faccio una striscia molto sottile, e che sinceramente mi dà un pochino fastidio. Inoltre anche i tempi in cui si riscalda la ceretta ci vogliono almeno 20 minuti, mezz'ora. 20 minuti, mezz'ora io la trovo un tempo enorme, considerato che se io voglio fare la ceretta lo faccio spinta da un istinto suicida, e quindi in quel momento la voglio fare, cosa che comunque, dovendo attaccare su cosa, aspettare mezz'ora, mi è passata la voglia e ho detto ciao. Inoltre, un'altra cosa che non mi piace è quello delle strisce che vengono utilizzate. Queste Easy Wax sono delle strisce in simil tessuto, sembra una carta di riso molto spessa. E non mi piace perché, non avendo comunque una parte a linguetta, quindi una parte dedicata proprio allo strappo, mi costringe a lasciare, a stendere prima la cera con l'Easy Wax e poi comunque applicare la striscia lasciando uno spazio di cera extra, e quindi a dover andare a tirare e lasciare della cera sulla pelle e dover andare poi a ripassare di nuovo la cosa con la striscetta, il che non mi è piaciuto particolarmente. Questo invece, per quanto riguarda i prezzi, l'Easy Wax, il kit, quindi è composto da un fornelletto, quindi questo, la ricarica per gambe e braccia, la base e 12 strisce, dovrebbe essere questo il TNT, 4 salvettine post depilazione, il prezzo pubblico è 18,99 €, mentre le ricariche sono di 7,99 €. Ultimo prodotto sono le strisce depilatorie. Queste invece, al contrario dell'Easy Wax, le promuovo perché mi ci sono trovata bene.
Con le Z-Wax uno dei problemi che è stato è quello di aver avuto dei lividi giganteschi sulle gambe. Ripeto, probabilmente è colpa della mia incapacità di utilizzo. Però comunque ho avuto dei bei lividi, anche un tratto della gamba in cui sembra quasi come se avessi tolto il primo strato di pelle, e non è stato molto piacevole nei giorni successivi, soprattutto volendo andare al mare. Invece con le strisce depilatorie non ho avuto questo problema, tranquillamente sono andata, l'ho applicata, l'ho riscaldata un pochino e ho strappato, e queste sono dotate anche di linguettina, quindi questa parte viene applicata sulla gamba, sto, e qua strappo. Mi sono piaciute molto, non tolgono subito i peli al massimo, qualche peluzzo rimane e quindi ci devi ripassare, però comunque non è una gran cosa, perché cioè non è una grande perdita di tempo, perché comunque se l'altro nel raptus vai e estirpi tutto. Per quanto riguarda invece un aspetto negativo è il fatto che comunque la cera forse si raffredda troppo. Io l'ho pure provata a riscaldarla tra le mani, però comunque l'effetto durava pochissimo e quindi ne ho dovuto usare molte. Per fare due gambe ne avrò usate tipo una decina. E ripeto, può essere sempre legato alla mia incapacità di fare la ceretta, di usare questo tipo di prodotti, però comunque questi non sono dedicati a un pubblico professionale e quindi non mi è piaciuto. Per quanto riguarda invece i dati tecnici, le strisce depilatorie hanno all'interno burro di karité e frutti di bosco, e la confezione questa qui è quella da 20 strisce con 4 salviettine post depilazione e costa 8,99 euro, mentre quella maxi che ne contiene 40 di strisce 12,59 euro. Quelle invece per pelli sensibili con vitamina E e olio di mandorla contiene 20 strisce e 4 salviettine in post depilazione, il prezzo è sempre di 8,99 euro, e la confezione da 40 strisce costa 12,59 euro, quindi prezzi comunque abbordabili. Ok, detto questo, fatemi sapere se voi le avete utilizzate, che utilizzate voi per fare la ceretta. So che non è un argomento molto beauty, ma anche questo fa parte dell'essere femmina, dell'essere donna, anzi. E alla prossima!